Ciao da Marco Guanci e da Claudia Cesaroni. Ciao, buon pomeriggio a tutti, ci siamo. Ritroviamo con enorme piacere Bianca Azzei. Ciao Bianca, ciao, bentornata. Ragazzi. Ciao Bianca, che piacere. Ciao a tutti. Come va? Guarda bene, dai, noi non ci bene. Possiamo lamentare. Noi bene, anche tu sei splendida, fattelo dire. Grazie tesoro, grazie mille. È in splendida forma anche musicale, perché abbiamo ascoltato la tua canzone, è una canzone nuova con delle nuove sonorità, è una nuova Bianca. Leggevo anche dai tuoi social un bellissimo post con la tua foto, annunciava appunto l'uscita della canzone, con delle parole che rispecchiano proprio questo momento di cambiamento, no? Una nuova Bianca Azzei. Sì, è vero, diciamo che ogni tanto bisogna stravolgersi e cambiare qualcosa, avevo bisogno di rinnovarmi, ecco, e ho iniziato ad ascoltare musica anche un po' diversa dal mio solito e sono entrata un po' nella fase indie, ecco, della mia vita, ma perché in realtà, insomma, a un certo punto ci vuole, avevo bisogno di cambiare qualcosa proprio dentro di me, sì. Personalmente anche, così ovviamente si rispecchia un po' nella musica, in quello che faccio. Nasce così John Travolta e, sì. Sì, sono strafelice, insomma, di questa collaborazione con i Legno, che sono i misteriosi Legno. Personaggi. Sono due personaggi veramente bizzarri. Senti, cioè io li amo. Ma tu li hai visti? Ti hanno accolta? Cioè vi siete visti per registrare insieme? Oppure ti hanno fatto mettere anche a te una scatola sulla testa? Sì, guarda, vabbè. Ti faccio vedere al volo. Ce l'hai? Vediamo. Siamo attenzione. Guarda, guarda, si sono presentati con questa. Ma che veramente? Ma è bellissima. E te l'hanno fatta mettere rosa? Gli amici che ci seguono sul 19 il digitale possono ammirare la scatola rosa che Bianca ha indossato nella collaborazione con i Legno. Ecco. Sono molto bravi, io li avevo scoperti, e c'ho mia sorella che mi spaccia la musica nuova, perché è più avanti di me, non so come fa, ma ne ascolta tantissima. Mi aveva fatto ascoltare questa Ingin di vita, in effetti sono delle sonorità molto particolari, molto... sì, fanno parte del mondo indie, però sono qualcosa di nuovo, e questa novità l'hanno portata anche nella produzione con te, no? Sì, in realtà anche, soprattutto nel modo di scrivere, sì. Usano insomma questa scrittura molto fresca, molto diretta. Esatto. E questo è un cambiamento molto importante, no? Perché comunque più adesso anche con i social, insomma, sei molto più veloce in tutto, no? Quindi certo. Qualcosa di più sì. Diretto è sicuramente più forte. Ecco, tu sei una romantica, non lo dico io. Lo dicono i social. Lo dicono i social, lo dicono i tuoi profili, ma lo dicono anche le tue canzoni, quindi non è un mistero. E anche questa canzone parla d'amore, di una storia finita, di due modi diversi di affrontare la cosa tra lui e lei, ma è difficile scrivere d'amore adesso, ai tempi dei social? Che cosa è cambiato? È cambiata un po' la prospettiva, un po' tutto, adesso sai non c'è sopportazione, hai tutto in maniera veloce come dicevo prima, e i social in questo aiutano tantissimo, e diciamo che la parte più romantica, umana, personale, cioè la comunicazione proprio di per sé un po' viene a mancare, magari uno si dice ti amo tramite delle storie, no? Cioè sì. Su Instagram, e quindi insomma questo un po' manca. Oppure poi, tramite un tatuaggio, notizia molto fresca, io seguo molto il calcio, per cui ho scoperto, non so se la sapete l'ultima, che Chiara Nastri adesso sta con Zaniolo. Come hai fatto a sapere? Tra l'altro è un'amica Chiara, ma non lo sapevo. Vabbè, no, cioè, vi do questa notizia. Io che sono una gossipata. No, ma figurati, hanno pubblicato entrambi il tatuaggio. Scrivi, lei di qua, ha detto Marco che ci appare. No, ma hanno fatto il tatuaggio e l'hanno messo e su Instagram. Così, bam, di botto, e quindi praticamente... Beh, la velocità, no? A proposito. Subito, cioè, è proprio così, sì, è un attimo. Di botto. Vabbè, di tatuaggi ne ho fatti anche cosa. Io, passata. Poi vabbè, è andata un po' male, quindi non me ne faccio più, basta. Facciamo una canzone, che voglio dire, Claudia, tu ne hai 250.000, vedi, dice anche Bianca. I tatuaggi portano un po' sfiga alla sì, fine. Ma non li ho mai dedicati ad un uomo. Ecco, e mai lo brava, farò. Hai fatto brava. Bene, brava.
Vabbè, a proposito di scaramanzia, chi vince Sanremo quest'anno? Hai un tuo... ti sei fatta un'idea? No. Hai ascoltato qualcosa? Ma guarda, non, in realtà in questo momento mi trovi... mi cogli impreparata perché non mi ricordo neanche... mi ricordo di Orietta Bene. Berti. Ok. No, ma infatti... non ma avevo fatto notizia, è vero. Vabbè, è normale. Esatto, quindi non mi ricordo i nomi, ecco, okay. Cioè, sono sincera. Okay. Però, guarda, una cosa te la possiamo chiedere al di là di vincitori, eccetera. Sì. È sicuramente un battuta, Sanremo diverso, completamente. Sì. Per tutta una serie di motivazioni che conosciamo bene e ancora non ci siamo riusciti a lasciare alle spalle. Ecco, come lo vedi come questo vivrà, Sanremo? Infatti. Ecco, come pensi si possa vivere? Cioè, tu l'avresti fatto un Sanremo che non dà la possibilità del contatto diretto con il pubblico? Allora, il contatto, con la gente. Ovviamente, il contatto fisico manca da tantissimo tempo, sì. E sicuramente l'abbraccio, l'affetto fisico è proprio la cosa più importante. Diciamo che la musica in questo sicuramente può aiutare, perché in qualche modo ci lega, no? Ci fa sentire meno soli, e per fortuna che insomma comunque ci può essere, sì, un evento importante, cioè che non viene a mancare anche questo evento, perché altrimenti già si fa fatica, perché non si può fare un concerto, non si può cantare dal vivo. Mamma mia. E comunque in qualche modo Sanremo, lo sappiamo, è una vetrina incredibile, in qualche modo puoi portare la tua musica, far sentire, trasmettere insomma un po' di emozione. Ecco, che l'emozione sicuramente in questo periodo è la cosa indispensabile, no? Per noi che siamo, certo, a casa. Per fortuna c'è la musica. Per fortuna c'è la musica nuova, la nuova canzone di Bianca. Per fortuna c'è la radio anche che trasmette esatto, la musica. Bianca, ma prima di ascoltare... Per fortuna ci siete voi. Grazie. Prima di ascoltare, sì, la tua nuova canzone che stiamo già programmando da un po', da quando è uscita, ma sì, fa parte di un nuovo progetto, nel senso ci sarà un album? Allora, guarda... Lo aspettiamo oppure adesso... no? Ti svegli la mattina e non sai che cosa ti trovi, cioè cambiano i colori, le zone, è un macello, quindi in realtà io non voglio programmare niente. Ho scritto tante canzoni, spero di potervele far sentire tutte, e insomma, comunque c'è sicuramente, ho iniziato un progetto importante e grande, questo sì. Bene. E sono veramente felice di questo. E allora in bocca al lupo alla nostra Bianca Zei, grazie. In bocca al lupo, ragazzi. Bianca, no, speriamo di vederci presto sul palco. Speriamo quest'estate, dai. Speriamo. Un ciao, bacio Bianca. Grande, ciao a tutti. Ciao, grazie. Bianca, grazie. Ciao. E allora John Travolta, la nuova canzone di Bianca Zei con I Legno su Radio Norba. Radio Norba.